Quando 10 anni fa il governo del Nepal abolì la servitù della gleba, Ashnaram Chaudhari ricevette circa 1000 metri quadrati di terra secca e sterile, insufficiente per riuscire a sfamare la famiglia. Finché 3 anni fa molte cose sono cambiate. È stato avviato il progetto Riverbed Farming, l'agricoltura degli alvei fluviali. Così ho imparato a piantare le verdure. Adesso guadagno bene e il lavoro duro è diminuito. Nel frattempo, non soltanto Ashnaram fa il contadino, ma ha seguito la formazione di istruttore impartita dagli esperti di Helvetas per questo nuovo metodo di coltivazione che nel periodo di siccità sfrutta gli alvei dei fiumi in secca per far crescere le primizie. Ci vuole qualche conoscenza in più rispetto all'agricoltura tradizionale. Il suolo deve essere confacente e la scelta dei tipi di verdura idonea. Se praticato in modo corretto, il metodo riverbed farming è altamente produttivo, anche in una stagione in cui solitamente di verdure da acquistare ce ne sono poche. È il mese di aprile, il raccolto è iniziato. Durante questo periodo la famiglia di Ashnaram guadagnerà circa 500 franchi, una cifra enorme per l'ex servo della gleba. Finché il mercato locale non è saturo, Ashnaram continuerà a fornire la verdura ai dettaglianti dei dintorni, con la bicicletta che ha potuto permettersi grazie ai guadagni degli scorsi anni. Nel frattempo sono 2000 le famiglie della regione che praticano il riverbed farming e anche il commercio locale trae beneficio da questo progresso. La gente acquista volentieri la verdura perché è coltivata nelle vicinanze e dunque è freschissima. Tutto è cominciato con un aiuto iniziale di circa 50 franchi per le sementi e per l'affitto. Nel frattempo, i contadini degli alvei fluviali gestiscono una propria piccola cassa di risparmio e di credito. I soldi bastano anche per mandare a scuola i figli. Per Ashna, un sogno che si realizza. Eravamo Kamayas, servi della gleba, e all'infuori dei debiti che ci incatenavano al padrone non avevamo nient'altro. Per fortuna adesso tutto è cambiato. Helvetas, con il contributo dei benefattori svizzeri, ha aiutato queste famiglie a conquistare l'autosufficienza.